Bentrovati a una nuova edizione del nostro TG Flash. Un'altra piccola vittoria dell'associazione Metal di Don Fortunato di Noto, che con il costante monitoraggio del web ha segnalato e fatto rimuovere un'ingente quantità di materiale pedopornografico caricato da utenti di tutto il mondo sul dominio.to, dominio di livello nazionale assegnato al Tonga. Nel comunicato diffuso nelle scorse ore da Don di Noto, lo stesso ha sottolineato la collaborazione da anni il responsabile di primo livello dello stesso dominio, il quale, dopo la segnalazione di Meter, ha immediatamente intimato al provider qualora non avessero rimosso il contenuto la cancellazione del servizio di file hosting. Il provider ha provveduto alla rimozione dei video pedopornografici, disabilitato i caricamenti anonimi e stabilito che adesso gli utenti dovranno registrarsi prima di caricare i file. Il materiale pedopornografico che è stato rimosso è certamente un grande risultato che si aggiunge a tanti altri ottenuti nel contrasto alla pedofilia online, ha commentato Don di Noto. Ma sarebbe una conquista l'individuazione degli artefici, delle vittime, dei responsabili dello sporco business che viola le vite di innocenti bambini. Lo stato di salute dei bilanci dei comuni siciliani sarebbe preoccupante a causa dei maggiori costi sostenuti lo scorso anno per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Sicilia. Ne deriverebbe la necessità di reperire tra i 45 e i 60 milioni di euro per evitare buchi o dissesti, e il rischio è che questi fondi non vengano reperiti attraverso l'aumento della Tari, la tassa dei rifiuti. A lanciare l'allarme è stata l'ANCI Sicilia, i cui vertici si sono seduti ieri attorno ad un tavolo a Palazzo d'Orleans alla presenza del presidente della regione Renato Schifani e dei rappresentanti delle città metropolitane per discutere della necessità di posticipare dal 30 aprile al 30 giugno la scadenza per la presentazione del Piano Economico Finanziario, PEF, il documento con il quale i comuni stabiliscono annualmente le tariffe per la gestione dei rifiuti. Nel corso della riunione il governatore Schifani ha assicurato il sostegno della regione alla richiesta dell'ANCI nazionale e l'intenzione di fornire un contributo straordinario per sostenere i comuni siciliani da inserire nella prima manovra finanziaria disponibile. Un porto rinnovato e più sicuro, un biglietto da visita per la nostra città. Sono questi gli obiettivi in seno ai lavori consegnati nella sede dell'autorità di sistema portuale che punteranno a far rifiorire e consolidare la diga foranea di Catania che serve ad evitare i pericoli provenienti dalle mareggiate e garantire attività portuali, approdi e ormeggi privi di rischi. L'appalto da 75 milioni di euro, finanziato con fondi del PNC, Piano Nazionale Complementare al PNRR, prevede il posizionamento di circa 5.000 massi ciclopici parallelepipedi realizzati in calcestruzzo, con l'obiettivo di ripristinare la cosiddetta sagoma della diga in modo da evitare che le forti onde possano riversarsi all'interno del porto. Il restyling restituirà alla collettività entro il 2026 un'opera completamente rinnovata secondo gli standard di sicurezza odierni e usando strumenti e tecnologie all'avanguardia. Questa era l'ultima notizia del nostro TG Flash, grazie per averci seguito, arrivederci. Ritorna anche quest'anno a Scordia dal 19 al 21 aprile il Red Orange Fest, un evento unico nel suo genere per un'esperienza indimenticabile tra spettacoli, tradizioni, cultura e folklore nel paese delle arance rosse.
Vi aspettiamo venerdì 19 con i Beans, Massimo Bagnato e Domenico Centamore, sabato 20 con il gruppo musicale I Casentuli ed a seguire Mimmo Cavallaro, domenica 21 con Simona Sciacca insieme a diversi gruppi musicali locali. Red Orange Fest, una spremuta di sicilianità. Vi aspettiamo al Red Orange Fest di Scordia. Una spremuta di sicilianità vi aspetta dal 19 al 21 aprile. Ci esibiremo live venerdì 19 aprile alle 21.30 in piazza Umberto. Non mancate! Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza.